benvenuti a tutti. Un saluto a tutti i presenti. So che qualcuno viene anche da fuori regione e oltre da fuori provincia. E accingo brevemente a presentare questa manifestazione, ricordando che quando il professor Di Virgilio mi ha reso partecipe e aveva in animo la volontà di presentare ad altri il libro, ho accettato ben volentieri l'invito, sia per l'affetto nei suoi confronti, l'affetto che mi lega, sia perché sono convinto che per noi è un onore, per la nostra città, che il professor Di Virgilio abbia scelto proprio questo teatro comunale per presentare una delle sue opere. E purtroppo alla manifestazione doveva essere presente anche il presidente dell'Ordine dei Medici, che però per altri impegni non inderogabili non ha potuto partecipare, e mi ha mandato questa mail. Gentilissimo, che vi riassumo così brevemente. Gentilissimo dottor Del Papa, le comunico purtroppo che non potrò partecipare alla presentazione del volume del professor Domenico Di Virgilio a causa di impegni istituzionali. Dopo aver letto attentamente la pubblicazione del collega Di Virgilio con delega del Consiglio, ho immediatamente firmato la delibera di concessione del patrocinio. Vi auguro, e sono certo che la manifestazione da lei organizzata avrà il meritato successo. Dottor Cosimo Napoletano, Presidente dell'Ordine dei Medici. Prima di passare la parola ai sindaci, buonasera sindaci. Prego. Dicevo che prima di passare la parola ai sindaci di Atri e Montefino e agli altri intervenuti, mi è consentito, se me lo consentite, un doveroso ringraziamento a tutta l'amministrazione comunale di Atri, all'amico sindaco dottor Gabriele Astorri, che conosco da quando eravamo ragazzi, da sempre, all'assessore alla cultura Domenico Feliscione, che oltre ad aver patrocinato l'evento ci hanno messo anche a disposizione, oltre a permetterci, ci hanno messo a loro agio, insomma, tutto quello che era necessario da questo bellissimo teatro, a tutte le attrezzature indispensabili per la realizzazione di questo evento. Ovviamente il ringraziamento anche all'amico nonché collega Ernesto Piccari, che conosco pure da una vita, che ha accettato con molto entusiasmo l'invito di partecipare e ha collaborato, oltre al patrocinio, fattivamente per la manifestazione. Un saluto affettuoso e un ringraziamento agli intervenuti, tutti con quali hanno veramente con tanto entusiasmo accettato l'invito: la senatrice Paola Pelino, il professor Sciarra, don Umberto Fantoni, don Giuseppe Bonomo, che è il nostro parroco della bellissima cattedrale, Umberto Braccilli, che è un giornalista della RAI, famosissimo, della RAI regionale, che rappresenta, se mi passate il termine, il tessuto connettivo, diciamo, della nostra società e naturalmente anche di questo evento, da fulcro, insomma. Ringrazio poi di cuore tutti coloro che a qualsiasi titolo si sono resi disponibili per la realizzazione dell'evento, dal Corpo della Polizia Municipale, i funzionari del Comune con cui sono entrato in contatto per l'occasione, all'amico Ettore Cicconi del Centro Servizi Culturali della Regione Abruzzo, che è un profondo conoscitore della storia, dell'arte, della vita e della tradizione della nostra città, che da sempre si prodiga alla ricerca, conservazione e divulgazione delle tradizioni della nostra città. È veramente una persona eccezionale. Gli istituti di credito locali, che si sono dimostrati anche sensibili all'evento, nonché, consentitemi anche di ringraziare Andrea Scarpone, che è un giovane e coraggioso imprenditore che è stato un po' il cardine nell'organizzazione di questo evento.
cavalier Antonio Concetti, tutto il personale del teatro e della cooperativa Il Filo d'Arianna, che si sono veramente prodigati e messi a disposizione. Passo pertanto la parola al sindaco di Atri, il dottor Astolfi. Beh, io un applauso a Umberto glielo farei, se non altro. Uno perché è leggermente emozionato, non so per quale motivo. L'altro perché, consentitemelo, è stato lui veramente l'artefice. Qualche settimana fa ci siamo visti, lui ha cercato, insomma, in tutti i modi, non che ce ne fosse bisogno, però, di far sì che questo evento, insomma, si svolgesse ad Atri, in questo bellissimo teatro. Io, oltre a portare quindi i saluti dell'intera amministrazione comunale di tutta la città di Atri, ringrazio chi non è cittadino atriano per essere venuto qui a questa splendida manifestazione. Un grazie di cuore al professor Di Virgilio, che ha scelto Atri, e questo veramente per noi è un grandissimo onore, per la presentazione di questo libro, e che io ho avuto modo di conoscere qualche anno fa, meglio non entrare nei particolari, in altre occasioni, e quindi è stato per me un piacere assoluto rincontrarlo. Cosa dire? Siamo, il dottor Del Papa mi ha chiaramente saluto tutti i relatori, dalla Pelina, insomma, presso Sciarra, tutti presenti al tavolo, e anch'io, permettetemi, un grazie di cuore ad Umberto Bracilli, che è veramente oramai è cittadino adriano a tutti gli effetti, perché è sempre presente con grandissima professionalità e promuove la nostra città, e spero anche sotto l'aspetto culturale, perché lo promuove anche sotto tantissimi aspetti, dallo sport al sociale, e quindi veramente un grazie di cuore per il lavoro che svolge quotidianamente, veramente grazie a nome di tutta la città di Atri. Cosa dire, Umberto mi ha fatto avere il libro in anteprima. Io ho avuto modo, devo ammetterlo, di leggere soltanto pochissime pagine, sono molto curioso, perché l'argomento che tratta questo libro, io non sono né medico, men che mai un esperto del settore, però sono veramente curioso, perché credo che gli argomenti trattati sono di una importanza e soprattutto di un'attualità unica, proprio in questo periodo, casualmente, per alcune questioni, ma credo che siano veramente argomenti interessantissimi. Per il resto, cosa dire? Grazie di cuore a tutti per essere qui questa sera, grazie anche al sindaco di Montefina, a cui credo cederò la parola dopo che finisco io, perché non dimentichiamo che il professor Di Virgilio è di Montefino, di Villa Bozza nello specifico, ma quindi del comune di Montefino, e quindi il fatto che noi praticamente siamo gemellati, non soltanto da un'amicizia personale che mi lega al sindaco Ernesto, noi siamo veramente amici oltre che colleghi sindaci, ma questo è pro tempore per nostra fortuna, ci legano anche le nostre città, perché dagli Acquaviva ad una serie di altre questioni fanno sì che siamo di fatti gemellati come città, per cui veramente grazie anche al comune di Montefino per aver accettato questa splendida serata qui ad Atri. Grazie, buona serata e buon pomeriggio. Buonasera a tutti e benvenuti a tutti i relatori, e naturalmente all'autore, il nostro compaesano professor Di Virgilio, al moderatore, benvenuti a tutti i signori presenti in plenaria. Per me è un onore presiedere e presentare questa serata dove il professor Di Virgilio ci onora della presentazione di un libro. Ecco, si ritorna in genere nei paesi di origine per presentare un libro delle proprie memorie, della propria infanzia. Non è un libro della propria infanzia, è un libro difficile, perché parla e affronta temi di una certa delicatezza, e che ha voluto presentare qui ad Atri. Io lo considero come se l'avesse presentato a Montefino, perché una degna cornice come il Teatro Ducale è la casa perfetta per la presentazione di questo tipo di libro. Naturalmente per me è doveroso ringraziare il professore, è doveroso perché come concittadino innanzitutto, anche perché io ho avuto l'occasione di conoscerlo nel dicembre 2009 e devo ringraziarlo, e non finirò mai di ringraziarlo come sindaco, perché mi ha fatto avere un grosso regalo al comune di Montefino,
e gliene sono riconoscente, gliene sarò sempre riconoscente per tutta la vita, proprio per il tipo di disponibilità che lui ha mostrato. Quando mi è arrivata la telefonata, io stavo tornando dalla Germania, mi telefona il professore, mi dice: sindaco, organizziamo la presentazione di un libro, ti devi rapportare con Umberto. Con Umberto, il collega del Papa, abbiamo fatto un lavoro di equipe, io naturalmente non potevo che dare la mia disponibilità, e ci troviamo in questa bella serata. Certo che leggere il libro e trovare tutte quelle tematiche che io ho toccato personalmente nel mese di giugno, perché parlare di temi come conservazione delle cellule staminali, come sperimentazione, è una cosa difficile da fare in Italia e da parlare in Italia. Io l'ho affrontato personalmente, devo dire che c'è molta in Italia siamo molto problematici. Spero che le riflessioni del professore possano aiutare a dipanare questa matassa, a rendere le cose più semplici e molto più capibili e intelligibili per chi non è del settore. Naturalmente mi fermo qui con le considerazioni, faccio un in bocca al lupo a tutti i relatori, un grazie all'autore, un grazie al sindaco di Atri che ci ospita e un grazie a Umberto per tutto il lavoro fatto. Grazie a tutti. Bene. Io passo questo strumento eccezionale, sì, a chi è del mestiere, Umberto Precini. A te fa paura, ma sì, è un po' strumento, sì, però in mano a te sta meglio. Benissimo. Allora, buonasera, intanto ringrazio anche il sindaco, è caduto il professor Sciarra, ringrazio il sindaco per le belle parole, il sindaco Astolfi, poi se mi chiamate io vengo sempre, perché una bomboniera bella come questa e chi me la dove la vado a ritrovare. Oggi è il secondo anno, sabato consecutivo che sono qui. Sabato scorso eravamo qui a presentare un puntatore oculare per i malati di SLA, acquistato grazie al mio libro, ho scritto un libro, ho devoluto tutto per questa cosa ed è stata una cosa bella. Oggi è una cosa altrettanto bella, perché? Perché praticamente io sono qui per amico dell'amico di Umberto del Papa, cioè un amico comune ci ha messo in contatto, io ho detto sì, era un mese fa, non sapevo di che cosa si trattasse, sì, ovviamente si sapeva del libro e tutto quanto, però dopodiché è arrivato il libro, appena l'ho visto ho detto oddio, questo sarà un mattone, come si dice nelle nostre parti, invece è di una bellezza eccezionale. Io sto dicendo prima al professore, questo è un libro a mio avviso da dare nelle scuole superiori, perché tra l'altro mi permetto di dire che è delicatissimo come libro. Il professore non nasconde, diciamo fra virgolette, il suo tifo per il cattolicesimo, però non lo impone in questo libro, e questo secondo me è la cosa più bella, perché le dico un pettegolezzo veloce: questa mattina, grazie al suo libro, ho fatto una piccola conferenza al bar dove prendevo il caffè, cioè, è uscito fuori stamina, e io ho fatto vedere che sapevo tutti, poi tutti hanno detto fra il giornalista sa tutto, no, bisogna leggere per sapere tutto, no? E allora io di questo ringrazio. Abbiamo deciso come metodo di fare prima, come dire, 4 schede sul libro con gli ospiti e poi farci magari alla fine con il professore una chiacchierata, perché è piacevole, per me è un grande onore. Però per chi non conosce direttamente o chi lo conosce poco, dico solo 2 cose che sono su internet. Quindi primario ospedaliero, per 3 legislature deputato del PDL, vicepresidente del gruppo PDL, è stato nella commissione affari sociali, inchiesta per errori sanitari, magari poi ne parliamo un po', cause disavanzi sanitari, questo è un altro problema che oggi poi ricade tutto sui cittadini, purtroppo. L'indice di produttività, un parlamentare ha un indice di produttività e il professore sfoggia un 482,3 invidiabile, significa che lui è 40esimo su 630 deputati con 98,5% di presenza. Gli facciamo un applauso da cittadini, perché questo significa essersi guadagnato, come si dice,
lo stipendio. È stato primo firmatario di ben 22 disegni di legge e cofirmatario di 202 disegni di legge. Ha votato, e questa è un'altra cosa da applauso, 121 volte contro il gruppo della PDL, dimostrando, scrivendosi un cartellino qui, ho anche io un cervello e quindi non prendo tutto per partito preso. Giustamente è stato sottosegretario al Ministero della Salute nel terzo governo Berlusconi. Un'ultima cosa, ho letto un'interpellanza che ha fatto, che mi trova d'accordo, poi magari mi dice pure come è andato a finire, di non portare i minori a caccia, e questo è un grande problema soprattutto di educazione oggi, ogni tanto succede anche qualche guaio, però soprattutto secondo me di educazione. E poi, essendo un giornalista che mi si descrive anche cattivo, sono andato a vedere le cose dove attaccarla, e il top dell'Espresso l'ha attaccato sulle ciclette al Parlamento. Lei aveva proposto di mettere le ciclette, perché la ciclette fa bene, è un medico prima di essere un parlamentare, non poteva fare altrimenti. È sceso in politica, questo secondo me ce lo dirà dopo lui, pensando a Giovanni Paolo II, cioè obbedendo a quello che era un suggerimento, secondo me molto importante, del Papa, che diceva: voi cristiani scendete in politica, perché diciamo la parola di Dio va sempre bene. Ma di questo ne parleremo dopo. E adesso iniziamo con le relazioni, iniziamo con Umberto Fantoni. Stasera tanti Umberto ci stanno qui. Umberto Fantoni, che è un sacerdote, però è anche direttore dell'ufficio universitario. Come vi ho detto prima, ci siamo un po' divisi i compiti. La senatrice alla fine farà un po', diciamo, il rapporto di tutto e dirà quello che vuole, ovviamente. Adesso la parola a lei. Grazie. Io dico sinteticamente quello che la lettura di questo testo mi ha suggerito come problemi fondamentali che mi servono anche di orientamento. Prima di tutto, il significato della salute e il significato della sanità, che sono due cose diverse, anche se adesso si confondono moltissimo. Sanità vuol dire salute, invece non è vero. Allora, la prima questione della sanità è questa, secondo me, che è nell'intelaiatura di tanti discorsi del libro. Che cosa chiede il paziente quando chiede la salute? Perché questa è la cosa importante. La risposta a questa domanda perché è importante? Perché essa imposta tutta quanta la modalità della terapia da una parte e dell'atteggiamento da mantenere di fronte a chi è malato. Quindi è molto importante per i medici accogliere la vera domanda del paziente. Quando il paziente chiede di essere guarito, cosa chiede? Accoglierla per intero significa quindi operare un giusto atto terapeutico, quello che io chiamo. L'azione del medico è un atto terapeutico. Gli ospedali si chiamano così, infatti, perché per molta parte della tradizione non culturale europea c'era, a Parigi c'è l'Hôtel Dieu, qui c'erano gli ospitali. San Camillo dell'Elis ha chiamato la sua casa ospitale, perché voleva che la gente fosse curata, non guarita, perché bisognava aver cura delle persone fino all'ultimo respiro. Quindi la pratica medica era equilibrata tra saggezza e scienza. Non c'era la scienza e basta. Uno dei maggiori filosofi della medicina, che si chiamava Philippe Caspar, scrisse: l'assenza dell'orientazione integrale dell'arte terapeutica finisce per minare in se stessa la medicina, e così avviene in certi settori dove l'esigenza della ricerca si impone su ogni altro aspetto, che è stata illustrata questa, diciamo così, l'esigenza della ricerca in questo libro è detta molto dettagliatamente. Quindi la salute è un diritto della persona, ma è un diritto secondario. Si assiste oggi a un uso inflazionato dei termini diritti. Relativamente alla salute, questo è un peso rilevante. Oggi sul centro ci sono due articoli
che riguardano due denunce di medici, uno di Chieti e uno di qua, mi pare, perché i pazienti sono morti dopo l'operazione, come se fosse colpa del medico, bisogna vedere. Ma perché ogni volta che succede qualche cosa i medici vengono denunciati? Dopo si parla della medicina difensiva, no? Il diritto alla salute deriva dal diritto alla persona, al diritto fondamentale della vita. All'interno di questo diritto si configura il diritto alla salute, che vuol dire la salvaguardia, il recupero, il miglioramento della vita fisica, psicologica e morale. Oggi per qualità della vita non si intende questo, si intende anche il benessere, che con la salute c'entra, ma se si cambiano gli standard qualitativi, poi la salute vuol dire star bene, fare tutto quello che si vuole, eccetera, eccetera, fare una vita straordinaria, vivere di notte e di giorno. Invece la salute riguarda una vita degna di essere vissuta fino alla fine. Questa per quanto riguarda la salute. Quindi volevo chiudere questo primo, poi sarò brevissimo, per quanto riguarda la sanità. Volevo chiudere questo aspetto della salute che riguarda la dignità della persona con uno scritto di Guardini, Romano Guardini, uno dei pensatori più importanti del XX secolo. Nel suo libro Diritto alla vita prima della nascita scriveva: un uomo è inviolabile non già perché vive e ha quindi diritto alla vita, anche gli animali vivono, anche le piante vivono. La vita dell'uomo non può essere violata perché l'uomo è persona. Cos'è la persona? Capacità dell'autodominio a vivere nella verità e nell'ordine morale. Il rispetto per l'uomo in quanto persona è una delle esigenze che non ammettono discussioni, anche oggi secondo me. Ne dipende la durata dell'umanità. Quindi la medicina è un'arte della cura. E il medico secondo me è un artista. Deve essere un artista, non solo uno scienziato. Nella conferenza di Oviedo, nella Convenzione sui diritti dell'uomo e della biomedicina, l'articolo 2 diceva, Oviedo nel 1997, l'interesse e il bene dell'essere umano devono prevalere sul solo interesse della società e della scienza. Questa è l'opzione di questo libro, che questo libro mi ha insegnato. La sanità invece è un complesso di terapie, scienze, tecnoscienze, ricerche di laboratorio, sperimentazioni sempre più precisi ed efficaci per aggredire la malattia. Qui prevale la conoscenza scientifica, che invade l'ars medica, che è la vera opera del medico. Questo avviene e è avvenuto nel XIX secolo con Claude Bernard, che volle trasformare l'arte medica in medicina sperimentale. Lui dice in un suo scritto: per sconfiggere la morte. Grazie. Il microfono a Don Peppe Bonomo, mio compagno di infanzia, quindi lo conosco bene, rosetano, che ha la fortuna di essere il parroco della cattedrale di Atri, che è un'altra bellezza eccezionale. Sì, anche se lo facciamo dire ai fedeli. Una breve premessa: ho letto il libro del professore Di Virgilio, mi è scattata la scintilla appena il dottore del Papa mi ha contattato, del 20° anniversario quest'anno dell'enciclica di Giovanni Paolo, San Giovanni Paolo II, io lo chiamo ancora Giovanni Paolo II per una amicizia ormai più che ventennale, Evangelium Vitae, il Vangelo della vita, in cui Giovanni Paolo II fonda tutto il suo discorso sul Vangelo della vita, sulla vita in sé, sulla centralità della persona, toccando in maniera davvero impressionante dei temi di bioetica che si sarebbero sviluppati solamente dopo, più in là.
e toccando anche dei temi che nel libro sono sviluppati in maniera egregia dal professor Di Virgilio. Quindi la centralità della persona è il fondamento di tutto. E a un certo punto Giovanni Paolo II dice: ma possiamo dire che questa mancanza di responsabilità di cui siamo vittime e artefici oggi genera degli attentati alla vita delle persone? E quali sono questi attentati concernenti la vita umana, soprattutto nelle fasi più fragili, più deboli, cioè quella nascente e quella terminale? Anzitutto dice che questi attentati tendono a perdere il carattere di delitto, diventando diritto. Ossia, con la pretesa di un riconoscimento anche giuridico, oltre che statale, della forma di delitto che poi lui delimita in alcune forme, quindi un riconoscimento legale, giuridico, statale, addirittura con l'intervento gratuito da parte della sanità. Ma quali sono queste forme di cui lui parla? Anzitutto le tecniche di riproduzione artificiale. Al di là del fatto che sono appunto ritenute moralmente inaccettabili, vi sono alte percentuali di insuccesso nello sviluppo dell'embrione esposto al rischio di morte in tempi brevissimi. Quindi Giovanni Paolo II non si improvvisa specialista rispetto alla scienza medica e alla bioetica. Trae delle conclusioni che penso tutti, ragionando, possiamo trarre. In questo senso questa enciclica non è un'enciclica per cattolici, tant'è vero che all'inizio dice per tutti gli uomini di buona volontà, che hanno ragione, volontà, un intelletto legato al bene della persona. Un altro attentato che lui, che Giovanni Paolo II delinea in un passo dell'enciclica riguarda la diagnosi prenatale quando non è rivolta alla cura del feto, bensì quando diventa una sorta di aborto eugenetico, in quanto c'è uno scarto della vita che è accettata solamente ad alcune condizioni. Perché? Perché si rifiuta l'infermità, si rifiuta il possibile handicap, si rifiuta il limite in quanto tale. Ma per quanto riguarda il contesto in cui Giovanni Paolo II vive e anche noi, secondo me, oggi viviamo, il problema serio, il problema centrale è questo rifiuto della sofferenza, questo rifiuto del soffrire, questo scandalo della sofferenza, eliminando il quale si elimina ogni problema, come diceva Don Umberto prima, citando il medico che dice: bisogna eliminare la morte, occorre eliminare ogni tipo di sofferenza. Questo atteggiamento prometeico di orgoglio potente dell'uomo che tenta di risolvere ogni cosa rubando il fuoco agli dèi per guarire ogni malattia, non curare, guarire ogni malattia dell'uomo,
porta inevitabilmente a una visione distorta della libertà. Non una libertà legata alla persona, bensì una libertà individuale che si fa legge. E questa libertà individuale è una provoca dei disastri che difficilmente sono, lo vediamo anche in alcuni capitoli del libro che mi hanno colpito molto, difficilmente poi sono rappezzabili, non si riesce a tirare via il punto principale, il punto finale, il punto di mezzo, perché se di mezzo c'è la persona e la sua dignità ultima, allora occorre che la responsabilità dell'uomo non sia accantonata. L'ultima cosa che vorrei dire è che riguarda questo aspetto della libertà che il Papa definisce come una sorta di insana libertà. La libertà legata solamente al proprio piacere etonistico, dice il Papa, ha una causa, anzitutto il piano culturale. Sul piano culturale una cultura che ha al centro non la vita, bensì il proprio tornaconto. E così, proprio in un'epoca in cui si afferma potentemente il diritto dell'uomo, i diritti umani, inviolabili, e questi diritti umani inviolabili della persona, nello stesso tempo, paradossalmente, vengono negati per il resto della vita nelle persone più, appunto, più fragili, più nei momenti più difficili, nel nascere e nel morire. Il debole, l'anziano, colui che non è capace da solo di svolgere la sua vita, l'ha appena concepito, è il bersaglio principale di una libertà giocata male, in cui l'individuo si concepisce come padrone di tutto. La radice di tutto ciò è che se la libertà esalta solamente l'individuo, questa libertà individualistica è la libertà dei più forti, dei più potenti, di fronte a coloro che nulla possono. Così la libertà, rinnegando se stessa, rompe il legame con la verità, e rompendo il legame con la verità diviene oppressione, dettata dall'interesse e dal capriccio. Mi pare che i quattro capitoli fondamentali di questo libro rischiarino in tutti noi l'idea di una libertà giocata all'interno della verità, avendo a cuore la persona. In un'analisi dei punti della bioetica che sono più centrali oggi e che hanno bisogno sempre di più non di specialisti e scienziati, ma di persone, medici, che hanno a cuore la persona umana in quanto tale. Grazie, grazie al professor Tatomolo. Adesso parliamo con il professor Ezio Sciarra, professore ordinario di metodologia delle scienze sociali. Innanzitutto devo porgere i saluti del magnifico rettore Nicolo Chiocupo, che è originario di Villa Bozza, come il nostro professor Di Virgilio, di cui è anche parente, che si rammarica
di non aver potuto dare il suo contributo stasera e mi ha pregato di porgere il suo saluto e tutta la vicinanza sia all'illustre ospite sia a tutti i convenuti. Non mancherà a breve di essere ad Atri in occasione del convegno sugli Acquaviva, dove presiederà una sessione. Nicolò Chiocupo è noto, è tra i maggiori costituzionalisti italiani, rettore a Parma, autority dell'antitrust e professore emerito di diritto costituzionale, di cui mi vanto di essere amico. Dal punto di vista del merito del libro, vorrei dare un tentativo di risposta al titolo. Il libro si occupa in pratica di bioetica, cioè di tutte le regole che debbono presiedere alle sperimentazioni, agli interventi terapeutici, alle condizioni delle biotecnologie ed anche a una serie di elementi di contorno della professione medica che va dal volontariato fino al rapporto medico-paziente. Per cui dire alla ricerca dell'uomo deve avere un particolare significato, perché di per sé un sottotitolo per lasciar capire di che cosa si trattasse avrebbe potuto essere facilmente problemi della professione medica con particolare attenzione alla bioetica nei luoghi di confine dove la scienza medica è contro l'uomo invece di essere a favore dell'uomo. E se questo titolo è probante, c'è la risposta al titolo: perché che la scienza sia a favore dell'uomo o contro l'uomo è sotto gli occhi di tutti, e quindi la ricerca dell'uomo è la ricerca di quella realtà intangibile, inviolabile, garantita costituzionalmente, il primo di tutti i diritti, cioè il diritto alla vita, che siccome è minacciato anche da una scienza che intende provvedere alla sua salvaguardia, crea una contraddizione fondamentale e quindi occorre ricercare l'uomo, un po' come i vecchi classici greci, nel caso di Diogene, che andava in giro alla ricerca dell'uomo per dire qual è la sua identità, la sua validità profonda. Un pochino allo stato attuale ricerchiamo qual è l'identità profonda dell'uomo per salvarla da se stesso, cioè dal peggiore e dal migliore dei suoi strumenti, la tecnologia. Questo è il vero centro di questo volume, che naturalmente mi ha affascinato perché sono termini di cui ci occupiamo in continuazione. Il professor Di Vigilio cita per esempio Anzionas, che è uno dei maggiori sociologi, filosofi e bioetici di fama europea, che parla del principio di prudenza, cioè di non intervenire oltre il dovuto, perché se immettiamo una catena irreversibile nelle attività delle tecnologie sull'uomo, praticamente, mentre ci illudiamo di curarlo, stiamo rovinando non tanto il creato oppure la condizione della originaria identità data da Dio, perché questo potrebbe essere una versione solo del versante fideistico. Non è un mistero che il professor Di Virgilio è stato presidente dei Medici Cattolici, è stato anche sottosegretario alla salute, quindi diciamo ha espresso in sede politica e organizzativa anche un suo convincimento ideologico. Ma siccome questo tema è un tema di diritti universali, nel senso che nel quadro dell'ONU o di tutte le carte internazionali, dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino della Rivoluzione francese a oggi, se c'è un elemento costante che prescinde anche dalla vicenda religiosa, che c'entra perché è una componente della civiltà, ma chi lo travalica? Perché migliaia di laici direbbero ugualmente che l'unico serio, sano principio da salvaguardare è che la vita di ogni singolo uomo è intangibile e sotto questo riguardo sacra. Questo laico, se c'è bisogno di citarlo, nell'antichità si chiamava Socrate, oggi si è chiamato Nicola Bagnano, che è il padre dell'esistenzialismo, grandissimo filosofo italiano, il quale ha scritto un libro pro e contro l'uomo, dove l'oggetto della riflessione era esattamente identico. Ed è ovviamente un tema centrale. Perché? Perché noi abbiamo desacralizzato il divino e abbiamo sacralizzato la scienza. Questo è uno dei vizi mentali della nostra contemporaneità, in cui qualunque cosa fa l'uomo col camice, che sta in un grande laboratorio riconosciuto dall'ufficialità autorevole di chi gli fornisce
tutte le condizioni di azione e di finanziamento, noi non sappiamo se sta costruendo l'arma letale per ammazzarci più rapidamente, perché è un interesse sia dell'economia che del potere di alimentare una scienza terribile, no? Quindi dice autorevolissimo. Sa cosa dicono i grandi sociologi e filosofi? Che dietro quel camice bianco apparentemente sacrale dell'uomo di scienza c'è sempre la pelle dell'orso del primitivo, cioè la voglia di uccidere il suo simile. Allora, se io nel premio Nobel ci vedo in trasparenza anche Caino, incomincio ad essere un pochino più avvertito, ad essere un pochino più contemporaneo, un pochino più orientato alla civiltà giuridica, perché come dice addirittura nel titolo del primo capitolo il professor Di Virgilio, in cui si può sintetizzare tutto il messaggio del libro, il titolo del primo capitolo è chiaro: la scienza al servizio dell'uomo o l'uomo al servizio della scienza? Più chiaro di così, che sia questo il problema di cui si è occupato. E la risposta è chiara: è la scienza che è al servizio dell'uomo, la scienza è un mezzo, l'uomo è il fine. Invece purtroppo il guasto radicale, il male morale fondamentale di questa civiltà in cui ci stiamo autodistruggendo con i nostri mezzi è aver scambiato i mezzi per il fine. Invece di dire che le cose si fanno per l'uomo, si fanno per il mezzo. Per cui garantiamo una libertà oltre il dovuto anche ai pericolosissimi scienziati che combattono contro la nostra vita. Questo deve essere chiaro e questo non è tollerabile e nei luoghi in cui questa funzione è maledettamente scoperta, in quanto contravviene il principio di tutti i principi, cioè che la vita è inviolabile, sacra. Prima si è detto un testo costituzionale, mi dispiace che non c'è il caro Nicolò Chiocco, ma da grande costituzionalista avrebbe detto che questo è il presupposto radicale di tutta la civiltà giuridica mondiale, perché se non c'è questo presupposto dell'inviolabilità della vita, dicevo per esempio che dal punto di vista di un filosofo nostrano, abruzzese di nascita, poi formatosi napoletano, laicissimo, parte del Partito Liberale Italiano, Benedetto Croce, dice: l'etica è una frasina breve, viva chi vita crea. Ma che così è chiaro. Qui lo dice il Papa, naturalmente, vengono citati parecchi passaggi interessanti, soprattutto di Giovanni Paolo II, che come no è un grande bioetico, un grande filosofo, oltre che un grande uomo di spiritualità, ma che in questo caso converge tutto in una stessa direzione. Allora, siccome noi parliamo di tutto questo ragionamento, però ognuno verrebbe voglia di dire: fammi un esempio, perché solo l'esempio. Platone, che viene ritenuto un grande idealista, diceva: basta un esempio più di mille discorsi, perché nell'esempio c'è il prototipo dell'idea, se no rimane astratto. Che si è capito il taglio, va bene. Io di tutto quello che circola nel libro prendo un passaggio, chi se lo voglia leggere a pagina 16, la segnalo perché di tanto in tanto nei libri è necessario andare a beccare la citazione diretta dove sta l'epicentro che ci dice le cose, ed è il problema della tecnologia della clonazione. Tutti quanti ci ricordiamo la pecora d'oro che fece una brutta fine perché si ammalò e venne fatta fuori. Infatti uno dei motivi per cui la clonazione è pericolosa è che mentre ci sono voluti migliaia e migliaia e milioni di anni dalla prima cellula, dalla ameba da cui nasciamo tutti, che la cellula all'inizio è indifferenziata, poi un po' alla volta si autoproduce, cioè l'autopoiesi, si differenzia, dall'indifferenziato viene fuori che ci sono i vari tessuti e quindi si va dalla pelle alle ossa, alle cartilagini e via dicendo. Questo risuccede sempre appena nasce un feto nuovo. Quando nasce un bambino l'embrione rifà esattamente lo stesso processo, cioè quello che è avvenuto nella storia dell'umanità, che da una prima cellula si sono differenziati e sono nati da un lato i topi, i cavalli e dall'altro lato noi, perché se è vero un pochino di darwinismo è così come la scienza biomedica recepisce, e questo è l'andamento della storia biologica, così si ripete la storia biologica dell'individuo, che quando c'è una fecondazione viene fuori che il piccolo feto, soprattutto se nella fase precocissima iniziale, che cosa c'ha? Si dice che è pluripotente, o meglio ancora totipotente. Sai che significa totipotente? Che là dentro c'è la capacità di diventare tutto
ed è talmente vero, capace di inventare tutto, che noi abbiamo l'evoluzione adattandoci alle cose più incredibili. Ci stanno gli uomini che sopportano al centro dell'Africa un calore che ammazzerebbe subito un eschimese, e un eschimese che sta a un freddo tale che ammazzerebbe qualsiasi equatoriale. Come è accaduto? Perché c'è una potenzialità. Si dice che del resto questo avviene anche nello sviluppo, perché mentre il cavallino appena nasce si mette in piedi e può correre nella savana, noi abbiamo un ritardo maturazionale, si chiama neotenia, per cui prima di metterci in piedi, se non ci avessimo l'aiuto, il sostegno, ci metteremmo l'ira di Dio, cadremmo in continuazione e ci faremmo male. Ma è questo ritardo che ci consente poi non di camminare dove il cavallino appena nasce istintivamente si ferma là. Il cavallino non salirà mai le scale dell'Empire State Building, mentre noi ci adattiamo a tutto e andiamo a fare scalate sulle vette di sesto grado o saliamo i grattacieli. Perché è possibile? Perché noi ci adattiamo, perché all'inizio non siamo precostituiti come una macchina che così come nasce si va avanti e poi muore. Noi ci evolviamo creandoci. L'autopoiesi è la forza di una capacità di autocorrezione, automodificazione, autoadattamento e di una differenziazione crescente, per cui nulla vieterebbe, per esempio, che se il pianeta si riscaldasse al punto da ammazzare tutto quello che non sopravvive ai 1000 gradi, se ci si dà il tempo opportuno noi ci facciamo la pelle di amianto. E voi dite, ma il professor Stelli sta in vena di scherzi. No, sto in vena di scienza, non di scherzi. Sto in vena di dire qual è la base dell'esempio che io voglio portare. Allora che succede? Qui il professor Di Virgilio, che è un medico raffinato, entra nel vivo di un esempio semplice, poi sono d'accordo con Braccelli, sta roba si può dire anche alla scuola elementare, vi dovreste credere, purché lo si dica nei modi dovuti, non è che servono tanti paroloni, si capisce. Che dice il professor Di Virgilio? La scienza buona e la scienza cattiva. La scienza buona, l'ingegneria tessutale, che significa? Io prendo un tessuto, gli faccio la clonazione, cioè lo reduplico, ci faccio un bel tessuto che può riparare un guasto al tessuto, e quindi è medicina riparativa ancora. Che significa? Se uno piglia un ustione terrificante, io da una sua cellula gli rifaccio un epitelio fatto come si deve, glielo sostituisco ed è fatto. È tale e quale un'automobile a cui si rovina un pezzo con gli ingredienti degli stessi materiali, lo ottengo non da quel pezzo, perché noi siamo capaci dal punto di vista biologico di autoprodurci, mentre invece uno spinderoggio non si è mai autoprodotto, me lo devo costruire. Però che cosa fa l'arte medica? Sfrutta le capacità della natura, cioè le capacità di autoproduzione, e invece di prenderne un altro, cioè la medicina sostitutiva, che è la scienza cattiva, fa la medicina riparativa, cioè ti aggiusto così come la natura ti ha fatto e ti vuole. Tra l'altro non rischiando che il mio intervento, interrompendo l'adattamento di milioni di anni, vada a creare un mostro, perché subito dopo che l'hai fatto apparentemente perfetto può essere attaccato da un agente patogeno esterno che tu non sai, e mentre lo fai perfetto succede che l'ottimo è il nemico del meglio, moriamo tutti in mezza giornata perché l'hai voluto modificare troppo perfetto, e quindi lo hai reso passivo a quelle condizioni per cui la selezione di milioni di anni ci hanno vaccinato. Questo per dire le cose vere, che capo. Un esempio è che una semplice influenza che per noi faceva ridere, quando sono arrivati gli europei negli Stati Uniti, i poveri pelle rosse sono morti a tonnellate degli attacchi patogeni, influenzine, che a noi non ci dicevano niente. Perché? Perché loro erano delle novità. Se poi questa novità gliela metto artificialmente, con lo scopo apparentemente buono di introdurti una modificazione genetica, io ti faccio meglio, ma perché ti espongo di più alle variabili interferenti del mondo esterno che non conosco. Detto questo, come per esempio è successo alla scienza medica, che mi capitò in un convegno di dirgli, ci fu un collega medico che mi disse, ma io questo non lo sapevo. Ma non c'è bisogno di sapere, ma man mano che lo si scopre, uno si adatta, cioè uno è promosso in una facoltà di medicina e dice che l'osteoporosi subisce una certa serie di condizioni per cui a una certa età succede che ci sta degradazione del calcio, eccetera, eccetera, che hanno scoperto all'improvviso una variabile interferente del mondo esterno che non sapevamo, che
in un'età brillantissima, efficientissima, a meno di 40 anni, hanno mandato gli astronauti. In assenza di gravità, che cosa è successo? Che il cervello ha ricevuto questo messaggio, questo galleggio, non servono le ossa, ha beccato un'osteoporosi che non l'ha piegata manco uno dei 90 anni. Quindi tutti gli esami di medicina superati in quel modo avrebbero dovuto dire: ti metto 30 perché sei l'osteoporosi, nelle condizioni che sappiamo oggi, ma in assenza di gravità che succederà? Si deve riscrivere un altro capitolo sull'osteoporosi. Questo per dire cosa significa le variabili interferenti esterne. È un esempio concreto per dire: ma io l'ho voluto aggiustare alla perfezione, ma non sai perché cosa, perché tu conosci come è fatto il corpo, ma non sai quali sono le variabili interferenti di tutto il mondo. Dovresti sapere pure i campi elettromagnetici e i neutrini che cosa producono. Quindi, prima di toccare, principio di prudenza, anzi Jonas. Ma in alcuni casi ci state peggio, che non è sì prudente. No, è evidentissimo che sei imprudente quando, invece di fare l'ingegneria tessutale, cioè faccio la clonazione di un tessuto, tu c'hai un ustione terribile, io te lo sostituisco, voglio fare la clonazione dell'embrione umano, cioè passo dalla medicina riparativa alla medicina sostitutiva o creativa, cioè voglio fare la parte di un mezzo padre eterno in cui prendo l'embrione precoce clonato. Perché serve? Perché è preziosissimo? Perché tutte queste cellule totipotenti o staminali, oltre a stare nel cordone umbilicale dopo il parto, nel fegato eccetera, dove sarebbero prelevabili, o nel caso di un aborto eccetera, sarebbero prelevabili senza dover intervenire a modificarlo, però lì le cellule non sono così numerose, totipotenti, e si autoriparano e si differenziano come sta dentro il feto precoce. Per cui che mi conviene fare? Chiappo un bel embrione, ci faccio l'esperimento in laboratorio, quello lo faccio morire e mi ricavo tutto quello che mi serve per curare gli altri. Cioè ho dichiarato che un uomo deve morire per salvare altri uomini. Cari amici, questo è un altro discorso. Non è più medicina riparativa, è medicina. No, l'ho raccontato, mio padre, per far capire la chiave di volta del problema. Naturalmente ho finito, perché l'esempio mi pare che sia chiarissimo. Cioè, voi volete la clonazione di un tessuto o volete la clonazione dell'uomo? Significa l'embrione, me lo faccio io, me lo tengo. Poi lo metto in conservazione criogenica, cioè sotto molto freddo, dentro il freddo è disponibile, è un piccolo laboratorio da cui io prelevo. Certo che posso prelevare, ma può servire, ma ho condannato uno a morire. Allora, che la stessa teoria, sapete a che cosa equivale? Quando i poveri bambini delle favelas brasiliane vengono derubate alle famiglie, ammazzate e gli rubano gli organi, e tale quale. La differenza è che quelle si chiama embrione e quelle si chiama bambino, ma tu hai condannato a morte. Allora dici: ma io sono scienziato, ho fatto la clonazione dell'embrione. Molta calma, perché tu hai fatto passare un altro principio, che non è sacrale e inviolabile la vita umana. La vita umana si può manipolare purché serve a chi ha diritto a vivere più degli altri, perché secondo voi questa clonazione di questi particolarissimi laboratori da cui si prelevano tutte le cellule totipotenti che mi servono per riparare, autorigenerare, secondo voi se le possono piegare tutti quanti? Fingiamo che accettassimo il principio che qualche feto deve morire, qualche embrione deve morire perché io possa vivere. Là già ci sta la vita umana, eh? Cioè io ho strumentalizzato una vita per riparare altre vite. Scusa un po', secondo voi se lo possono permettere tutti? Sto lavorando, o è per qualcuno privilegiato, il quale dirà: tra l'altro, già che me lo cloni, fagli pure una piccola modificazione genetica, perché siccome non vorrei avere, stanno già studiando all'università di Princeton, si chiama il professor Dyson, nome e cognome di chi sta a fare gli esperimenti, con grandi finanziamenti e con grande autorità, perché l'università di Princeton è la più grande università privata mondiale. Allora io, che sono un professore universitario, dovrei dire: onore all'università, qualunque cosa fa l'università è ben fatto. No, i criminali stanno anche dentro l'università, oltre che nella politica, questo lo sapevamo già. Allora, in questo caso, no, vabbè, per scherzare un pochino, allora la conclusione è semplice:
c'è un discrimine che ci suggerisce il professor Di Virgilio, nostro illustre conterraneo, che mi piace commentare, che è portatore di una cosa in cui crediamo fortemente. Qua c'è un bivio della civiltà: la scienza per l'uomo o contro l'uomo? Nel caso dell'ingegneria tessutale per l'uomo, nel caso della clonazione dell'embrione ammazzato e faccio una banca riservata per pochi ricchi privilegiati, è contro l'uomo, perché sta creando sulle condizioni biologiche di un essere umano, a meno che non si conclude, lui dice una bellissima espressione su cui conclude, a meno che non si conclude che siccome embrione conta poco, allora l'embrione conta poco, il feto conta un po' di più, ma sempre meno di un bambino conta qualcosa, ma sempre meno di un adulto. Allora questa teoria, nella regressione etica, noi dovremmo concludere che dobbiamo cambiare solo noi che abbiamo superato 60 anni. Gli studi di genetica, professore, quando il professore spiegava, si girò i primi giorni e disse a tutti noi: ma vi state annoiando, la genetica è pesante, no? Lui disse, poi pensate una cosa, qua state cercando di inventare l'incrocio tra un mille piedi e un maiale, così escono fuori mille prosciutti, e quella è la finalità di tutto. Però io sulle favelas non direi che sono lupi cattivi, ma è un'industria ben conosciuta da tutti che a qualcuno spetterebbe fermare, e io penso che è anche il tema del libro